ritrovati amici stellari, iniziamo con il segno dell'Ariete. La settimana lavorativa per qualcuno è giunta alla fine, programmi domestici e di famiglia non mancheranno all'appello. Si va a casa e questo weekend si lavora. Il cambio stagione avrà la priorità e non sarà rilassante come una gita in campagna in una giornata di primavera. Toro. Non vedrete l'ora che giungerà sera, la settimana è stata pesante, come ogni primavera che si rispetti il sonno prende il sopravvento. Più la stanchezza, ecco nascere il vostro unico desiderio, cenetta leggera, un po' di musica soft, un programma televisivo conciliante ed eccovi pronti all'appuntamento con Morfeo. Gemelli. Avrete mille impegni personali, cari amici dei Gemelli, da sbrigare, già questo vi metterà tensione. Organizzatevi bene la giornata di oggi ed evitate i tempi morti. Cancro. Un'amica vi porterà una bella notizia, una piacevole sorpresa che vi lascerà interdetti. Sarete felici di essere stati testimoni di un atto di sincera amicizia. Saprete ricompensare col vostro affetto il gradito gesto. Leone. Cari amici del Leone, ambasciatore non porta pene. Non sarà proprio così, ma il senso è quello. Sarete messi al centro di una discussione e vi troverete, visto il vostro esuberante e generoso eloquio e impegno, a rappresentare chi per voi costituisce tantissimo. Ma il vespaio che si solleverà intorno a voi vi porterà al centro dell'attenzione. Sarà difficile all'inizio trovare una trattativa, ma alla fine la spunterete. Vergine. Con la primavera la vostra filosofia di vita sembra aver assunto una veste nuova. Molti cambiamenti sono avvenuti a seguito del transito di Marte in Bilancia e l'opposizione con il pianeta Nettuno ha inciso parecchio sul carattere. Una forma di sopravvivenza che a breve farà raccogliere soddisfacenti risultati. Bilancia. Tensioni in ufficio, vi converrà stare allerta e non esporvi troppo. Misurate le parole. Qualcuno potrebbe travisare una frase e creare da un malinteso una tragedia greca. Non è il momento di fare discussioni, cari amici della Bilancia. Scorpione. Non potete sentenziare che il partner non vi capisce, che nell'ultimo periodo sembra essere disinteressato a voi, piuttosto siete troppo nervosi e stressati, vedete troppi fantasmi e non riuscite a essere lucidi. Cercate invece di mostrare l'amore che provate e ricomponete la vostra coppia a suon di attenzioni e dolcezze. Sagittario. Tra figli e partner le discussioni non mancheranno, fatevene una ragione, conciliate tutte le esigenze e le lamentele e create un'alternativa che vi faccia stare tutti insieme. Si litigherà un po' all'inizio, ma poi una vostra idea geniale farà ritornare l'equilibrio perso. Capricorno, weekend insieme alle vostre mille faccende da sbrigare. Anche questo fine settimana trascorrerà più pesante di una giornata di lavoro. Le faccende di casa saranno più complesse delle responsabilità che giornalmente vi prendete in ufficio. A fine serata un contatto, una mail, una telefonata vi renderà partecipi di una sorprendente novità, piacevole e intrigante. Acquario, impegni professionali incessanti, sarà la prova di quanto valete, i risultati arriveranno a breve. Venere, fra qualche settimana, vi confermerà il successo raggiunto. Finalmente potete dire di aver raggiunto un vostro obiettivo e siete intenzionati a non fermarvi. Pesci. Desiderio di casa, di vita domestica, di cose semplici. Abbandonerete le vostre stranezze e vi rinchiuderete nel cuore di chi vi ama. Penserete al vostro futuro e qualche incertezza sopraggiungerà. Se seguire la via dell'immaginazione o dello spirito oppure rimanere con i piedi ben saldi per terra. Un abbraccio stellare da Lucia Arena.